Solo per farvi vedere l'uscita dal ristorante dei giocatori, come vedete hanno terminato la cena, quindi a questo punto dovrebbe mancare molto poco all'arrivo qui dei dirigenti, è questione di qualche secondo, Rita, perché evidentemente hanno finito di mangiare, oggi tutti ospiti di Bisoli, che però si è detto molto contento di pagare la cena di questa sera, ecco vedo arrivare anche Bisoli, per cui... dovrebbe raggiungerci, sta firmando qualche autografo e poi arriverà qui alla nostra postazione, così possiamo sentire subito un commento dal tecnico del Bologna. Strette di mano, saluti, ecco che arriva Pierpaolo Bisoli. Mister, buonasera, siamo in diretta, le chiediamo scusa, so che ha finito di cenare adesso, conto salato stasera? Spero di no, spero adesso, contratto con il padrone del locale, è così... come faccio con i giocatori, contrattare su un esercizio faccio anche con il padrone, però è una, diciamo, piacevole quando si paga così con un gruppo, così è piacevole, vuol dire che quando si mettono i premi li prendono, sono contenti, vuol dire che c'è spirito di gruppo e voglia di arrivare a quello che si mette in palio. Mister, parliamo del calendario. Roma la prima giornata, Fiorentina, Lecce, Juventus, Inter, Udinese, insomma bisogna aspettare la settima per arrivare al Novara, neopromosso, insomma, che dovrebbe fare un campionato da salvezza. Com'è questo avvio? È tosto, incontriamo le prime sei più forti d'Italia, escluso il Milan, quindi dovremo farci trovare pronti, ci faremo trovare pronti, venderemo cara la pelle, però poi prima o poi le deve incontrare. E cercheremo di essere subito brillanti, con un piglio di squadra importante, perché poi se si parte bene si cresce anche l'autostima, cresce la voglia di fare qualcosa di più. È vero che vanno incontrate tutte, però se uno parte con squadre forti e non raccoglie punti, il rischio è, no, sono subito i malumori, l'ideale è partire, no? Eccoci, allora riprendiamo la linea, torniamo a parlare del campionato e del calendario. Le ultime giornate invece, Bisoli, perché contano anche quelle, soprattutto nel girone di ritorno, quando magari i punti diventano ancora più pesanti. Nelle ultime quattro giornate il Bologna, il Genoa, il Catania, il Napoli e il Parma. Penso che lì le squadre abbiano già espresso la loro forza e quindi è un campionato come tutti gli anni, che ogni partita sarà difficile. Ma io dico che il Bologna deve giocarne una per volta, deve avere la sua identità, non deve aver paura di nessuno ma rispettare l'avversario. Noi andremo in campo con questo spirito, come siamo andati oggi, rispettando l'avversario ma non avendo paura, cercando di fare il nostro gioco, facendo divertire il pubblico nel migliore dei modi. Se dovessero batterci, gli stringeremo la mano, ma sicuramente venderemo cara la pelle, perché questi ragazzi oggi hanno dimostrato di aver voglia di cominciare a crescere un'identità importante. Ne abbiamo già parlato a fine partita, ma stasera magari il pubblico è diverso, quindi le richiedo qualcosa della gara di oggi, che cosa le è piaciuto, che cosa ha visto in campo, che aveva provato e quindi felice di vederlo anche in partita. Quello che mi è piaciuto è che nei primi 10 minuti abbiamo sofferto, perché il Grosseto è venuto qui a fare una partita per fare una bella figura, come sempre la più piccola vuol fare figura con la grande. La squadra si è compattata, non è riuscita a far tirare in porta, quindi vuol dire anche che c'è uno spirito di sacrificio. Dopo che abbiamo preso le misure, abbiamo cominciato a giocare in velocità, abbiamo fatto 2 gol con 3 passaggi, questo penso che sia la più bella cosa provata stamattina, che l'allenatore possa vedere 3 passaggi andare in gol, per un allenatore è una libidine. E poi lo spirito di sacrificio nell'arco dei 90 minuti, cercando di non prendere gol, cercando di mantenere un equilibrio, anche se la stanchezza oggi era molto forte, perché anche stamattina abbiamo lavorato. Paponi trequartista, le è piaciuto? È una cosa che riproporrà? Paponi è un giocatore che, ho detto, ha cambiato ruolo, si sta sacrificando. Oggi mi è piaciuto, il primo gol è venuto fuori nella sua invenzione, la prima partita era stata molto brillante, oggi era un po' meno brillante di gambe ma era brillante di testa, ma lì mi piace perché sono convinto che in quella posizione possa dare un contributo al Bologna. Allora la lascio andare chiedendole se tra Roma, Fiorentina, Lecce e Juve le prime 4 gare firmerebbe 5 punti oggi. Non ho capito quale, scusa. Roma, Fiorentina, Lecce e Juventus. Li firma oggi 5 punti per queste prime 4 gare? Sai che non sono abituato a firmare, ne voglio giocare una alla volta e spero di vincere il più possibile. Quindi non sono abituato a prendere punti prima delle partite. Se poi ho detto, se qui vengono 5 punti, ben venga. Ma io ne voglio giocare una alla volta. Quindi ogni volta che non prenderete gol pagherà la cena tutta la squadra? No, questo no, perché sennò mi tocca fare un mutuo, veramente, veramente. Però sono convinto che... quando una squadra non prende gol vuol dire che ha un equilibrio, un'entità importante, ha un'anima. E poi sono convinto che i giocatori che abbiamo davanti e con quelli che arrivano dal dietro, prima o poi il gol lo troviamo.